442 con Paolo Del Genio, il genio della tattica. Un'esclusiva di Radio Kiss Kiss Napoli. 442. Buonasera, saluto da parte di Paolo Del Genio. Eccoci qui. Buonasera, un saluto da parte di Paolo Del Genio, Maurizio Sinopoli in regia per questo appuntamento con 442 in diretta ovviamente su Kiss Kiss Napoli tutti i giorni, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 18 alle 19 per parlare del Napoli anche in questi giorni, questa settimana dove ci saranno gli impegni delle nazionali e quindi non ci sarà il match di fine settimana del Napoli, nemmeno quello di metà settimana come la scorsa, che è stata una settimana invece con tre partite splendide, tre partite che ci hanno regalato grandissime soddisfazioni, la bellissima prova e la grande vittoria sulla Juventus, poi la prova autorevole, la vittoria a Varsavia a ipotecare la qualificazione nel girone di Europa League, e poi la stupenda serata di Milano con il 4-0 e con un secondo tempo davvero da favola, dopo un primo tempo di grande attenzione, di leggera sofferenza, ma praticamente nessuna palla gol concessa al Milan. Ne abbiamo parlato tanto, ne continuiamo a parlare durante tutti questi giorni con il nostro appuntamento quotidiano con 442, con la solita formula, filo diretto con gli amici che vogliono intervenire, con la doppia possibilità, quella del telefono 081 546 6873 e quella degli sms 347 490 0005. Jenny in diretta con noi, buonasera. Ciao Paolo, buonasera. Buonasera a te. Ci siamo sentiti ieri, fatto troppi nomi, scusami. No, chiedo, no. Scusa. Ma guarda, non è questo il problema. È una questione di correttezza, però. Capito, cioè che ti devo dire? In qualche caso, guarda, ecco, mi sbilancio, guarda, faccio una cosa, mi sbilancio. In qualche caso, ora visto che oggi non li fai i nomi, lo so, lo sento. No, sicuro, vai tranquillo. Io mi sbilancio, in qualche caso io potrei anche essere d'accordo con te, ma non lo dico ovviamente. Non lo puoi mai dire, no? Perché sono. No, giustamente, noi siamo tifosi e lo sai il tifoso con me. Allora ti volevo sottoporre una domanda di mercato. Sì. Secondo me il Napoli ha bisogno ancora di qualche ritocchino giusto in difesa, magari se pigliamo il Rocco ma Rocco è difficile, sento quello circolare questo veramente. Nome, stiamo parlando di un giocatore che è importante in questo momento per il Manchester United, che è una squadra che è sia in Champions ed è seconda nel campionato inglese, e Rocco può fare sia il difensore centrale, ma non lo sta facendo, ma può fare anche il laterale sinistro, può fare anche e a questo punto sinistro. Andrebbe via Strinic, poi però Rocco è un titolare, ragazzi, c'è cioè molto forte, dico, però via io non Strinic, credo che farebbe lì titolare a posto non lo so, io penso che non viene, guarda, se ti devo dire la verità, io penso che non viene, perché nel Manchester United si è infortunato Shaw, il giocatore mancino, sì, di fascia sinistra, è un infortunio molto grave, no, che ha avuto nella sì, partita di Champions, quindi deve stare fuori 6-7 mesi, quindi infatti. Io non questo a parte che era già un giocatore importante Rocco, però non era titolare, devo dire la verità, sì, perché io seguo con molta attenzione in Manchester United, stavano giocando altri giocatori titolari, Smalling e Blind centrali, con Darmiano Valencia a destra e con Shaw a sì, sinistra, quindi effettivamente Rocco non era titolare né come difensore centrale né come esterno sinistro. Detto questo, ora ha avuto più spazio, l'ultima non l'ha giocata nemmeno lui perché non stava in grande condizione, pure lui aveva qualche problema fisico, però è un giocatore che non cede, credo Van Gaal, no? Perché lì sai, in Inghilterra praticamente il mercato lo fanno in manager, l'allenatore, sì. Quindi non credo che sia un nome per ipotizzabile per il Napoli. E poi ti volevo dire una cosa, oltre ai due centrocampisti, i nomi che ho sentito circolare mi piacciono, soprattutto Dembélé, e poi in attacco io pensavo una cosa, potrebbe essere fattibile il prestito di Gabbiadini in qualche squadra per farlo giocare, e il Napoli potrebbe prendere magari un altro attaccante? Va bene, ti rispondo, grazie. Io direi di no. Io direi prendiamo l'altro attaccante, cioè quello con più con caratteristiche da punta centrale, e teniamoci Gabbiadini, perché Gagliacon poi non è che le può fare tutte, dall'altra parte si alternano molto bene Insigne e Mertens, dall'altra non abbiamo un'alternativa a Gagliacon. Io direi facciamo lavorare Gabbiadini affinché possa diventare una seria e forte alternativa a Gagliacon. Gagliacon qualche volta che è stanco, qualche partita dove c'è poco dal punto di vista della preoccupazione tattica per la fase difensiva, se noi parliamo di fase difensiva è chiaro che Gagliacon si lascia preferire, ma se noi parliamo di una partita dove si immagina che bisogna solamente attaccare, faccio un esempio, Milan-Napoli, Juventus-Napoli, Roma-Napoli, Lazio-Napoli, Fiorentina-Napoli, faccio giocare Gagliacon, ma se devo andare a giocare a Carpi
contro la difesa schierata, è probabile che in quell'occasione altre partite tipo questa io gli preferisco Gabbiadini a destra, perché uno che si accentra, tira, e il taglio di attaccare la profondità di Cagliacon non trova ragione di essere contro le difese basse, perché chiaramente essendo bassa la difesa che profondità attacchi, ci sono i fotografi dietro la porta, quindi non c'è più spazio, e di conseguenza io credo che in qualche partita con questa lettura Sarri potrebbe preferire Gabbiadini a Cagliacon, ma in qualche partita, però lo spazio poi qualche volta riposa Higuain, esce per me, io quindi per questi motivi ti dico Gabbiadini lo terrei qui a Napoli. Alessandro, anche se immagino che il procuratore qualche cosa cercherà di fare, faccio una previsione proprio facile facile, però il Napoli si deve fare trovare pronto, De Laurenti, Sarri, Giuntoli a dire no, tu resti, ci servi molto. Alessandro, in diretta, buonasera. Pronto Paolo, buonasera. Ciao, buonasera a te. Paolo, per farmi riconoscere, sono Alessandro che propose l'acquisto del mental coach quando la squadra sì, andava male. Sì. Senti Paolo, una richiesta e poi una considerazione tecnica che poi ti ascolto per radio. Una richiesta, come sarebbe bello vedere applaudire tutte, dico tutte le squadre ospiti quando vengono qua a Napoli. Vedere applaudire? Sì, cioè vedere poi il pubblico di Napoli che applaude all'entrata della squadra. Ah, l'entrata, perché all'uscita no, perché non siamo no, mai. No, dire l'entrata, che l'entrata della squadra. Ah, sì, mi ero preoccupato perché applaudirli all'uscita vuol dire che hanno fatto una grande partita. No, speriamo no, no, sorry, speriamo che alla fine applaudiamo i nostri. Sì, su questo sono d'accordo, è un po' difficile farlo perché poi io lo vorrei anche, però vorrei sinceramente anche che quando noi andiamo fuori non è che ci ricordano che noi non usiamo il sapone e tutte quelle belle cose lì, no? Però Paolo scusami, tu dici facciamone il passo avanti, facciamone il passo avanti, bravissimo, bravissimo, educhiamo anche gli altri ricordi. Io non li vedo tanto educabili, sempre minoranze sto parlando, per carità, io non generalizzo, io non è che dico che quando vado a Milano tutti i tifosi del Milan cantano siete terroni terremotati eccetera eccetera, non dico che tutti, però se ti devo dire la verità un po' così, parecchi sì, non, nemmeno pochi se ti devo dire la verità. Poi senti Paolo, allora riguardo poi le considerazioni tecniche, ripeto, poi ti ascolto per radio come risposta. Fermo restando, apprezzo sempre molto il fatto che tu dai la possibilità di avere le varie opinioni, anche le varie sfaccettature delle opinioni, quindi accetti anche chi magari non è prettamente d'accordo con la tua. Senti un attimo, in effetti premetto, sono un po' prevenuto nell'operato di Benitez, però la cosa che noto, anche sentendo le telecronache di quest'anno rispetto a quelle dell'anno scorso, anche se sono soltanto 6 partite, attenzione, anche da parte del telecronista, che se non sbaglio è Di Martino, ricordo bene? Ma radio cronaca, Carmine Martino, il radiocronista, il commento tecnico lo faccio io. Sì, sì, scusami, la radiocronaca di Carmine Martino, in effetti sento molto più enfasi nel suo modo di commentare la partita rispetto a quell'anno scorso. Ti garantisco che non è così. No, ti garantisco che non è così. Grazie, ti garantisco che non è così, Alessandro. A, perché Carmine ci mette sempre tutta la passione di questo mondo. B, perché Carmine, come me, è anche stato un estimatore di Benitez. Quindi ti posso proprio dare la certezza assoluta che hai avuto un'impressione sbagliata. Può capitare. Salvatore, in diretta con noi. Buonasera e complimenti per la trasmissione. Grazie. Voglio fare una considerazione che è differenza dell'anno scorso. Secondo me il beneficio del Napoli, che ha iniziato un po' male, adesso siamo partiti forti, secondo me, oltre ad Allan sulla destra, che è un grandissimo giocatore, non mi aspettavo Allan fosse così forte, io penso che uno dei maggiori artefici di questo Napoli adesso sia il nostro capitano, che a differenza dell'anno scorso, quando è senza palla penso in una maniera esagerata, sta pensando il portatore di palla. Ma lo devono fare tutti, lo deve fare Higuain, il primo a farlo è Higuain e poi lo fanno tutti. Sì, però aspetta alla sinistra, quando lui Ramsic non ha fatto senza palla, non ha mai prestato, l'anno scorso non era la palla, non ci arriva proprio Ramsic, invece quest'anno lo vedo che presta proprio il giocatore, corre dietro agli avversari, si mangia i piedi degli avversari, quindi è un passo avanti che sta facendo il nostro capitano, ha fatto. Va bene, grazie Salvatore, ti rispondo. Dico di sì, però dico che l'hanno dovuto fare tutti, perché c'è proprio questa idea di gioco, di essere molto aggressivi, determinati, altrimenti non si può fare, perché se non iniziano a pressare le punte, da Higuain agli esterni, alle mezze ali, se non iniziano a pressare tutti, Giorginio poi davanti alla difesa, la difesa non può essere alta come invece vuole che sia Sarri, se non c'è pressing, tenere la difesa alta è una follia assoluta. Quindi è chiaro che c'è un'idea corale che ora sta trovando dei riscontri molto buoni. Qualche messaggio, lo scambio Higuain Insigne contro il Milan è qualcosa di sublime,
perché la palla aveva i giri perfetti, considerando che Diego Lopez stava uscendo, valeva il prezzo della partita. Con quel triangolo ti ha entusiasmato di più? La mia domanda è, caro Paolo, quale triangolo ti ha entusiasmato di più, quello contro il Milan o quello contro la Juventus? Tutti e due uguale, perché sono finiti tutti e due molto bene. La giocata tecnicamente era più difficile forse con il Milan, perché c'era tutta la difesa schierata, con la Juventus quella palla centrale Hernanes non ha seguito Insigne e alla fine è stato pure più facile il tiro finale, diciamo tecnicamente quella con il Milan, però tutte e due, perché poi sono state tutte e due gol importantissimi, quella con la Juve ha sbloccato, quello con il Milan ha indirizzato, essendo quello del 2-0 la partita. Ha rinnovato con la Sampdoria Soriano? Sì, penso di sì, ma non è quello il discorso importante. Un giocatore comunque resta sul mercato anche quando rinnova, a volte rinnovano e poi vengono ceduti nel giro della stessa sessione di mercato. Poi Marco da Giuliano mi fa una domanda alla quale ho già risposto 2462 volte: che fine ha fatto Zuniga? Nessuna fine, si allena regolarmente con i compagni, non viene convocato, e io ho lanciato una proposta, la lancio ufficialmente anche qui su Kiss Kiss Napoli, facciamo una trasmissione che si chiama proprio così: che fine Zuniga, che fine ha fatto, una trasmissione che si chiama così, e poi parliamo anche d'altro, parliamo di tutti i misteri che ci sono nel mondo del calcio, che oramai vanno, possono essere etichettati sotto il titolo che fine ha fatto Zuniga, scherzo ovviamente. Alla fine, senza polemizzare, ti chiedo, alla luce di quello che stiamo vedendo, se pensi ancora che Benitez ha fatto il massimo, visto che i titolari di oggi li aveva pure lui. Non è vero, perché non aveva Reina, per esempio, non aveva Allan, non aveva nemmeno Usai, che non deve essere sottovalutato, è un giocatore molto utile e molto forte. Dopodiché fare il massimo è qualcosa che non è che l'ha fatto Benitez il massimo, tutti gli allenatori fanno il massimo, poi non tutto riesce sempre, quindi per un anno e mezzo direi che quello che ha fatto Benitez è riuscito e si è tradotto nei risultati positivi. Negli ultimi mesi non è riuscito a fare il massimo come risultati, questo sì, per qualche errore suo e per qualche errore individuale dei calciatori. Questa è la mia opinione, non mi piace nemmeno l'idea di comparare ogni volta che Sarri è bravo, è bravissimo, diventerà l'idolo di tutti noi napoletani se ci porterà a vincere qualcosa di importante, e quel giorno non sarà però necessario dire che Benitez e Mazzarri non erano buoni perché Sarri ha fatto meglio. Ecco, questa comparazione non la riesco a capire fino in fondo, ma vedo che la fanno in molti, anche molti colleghi ed opinionisti. Giorginho sarà il nostro Ciccio Romano, dice Lello da Quarto, speriamo, perché ricordiamo tutti come andò a finire quando venne Ciccio Romano. E Nicola di Costanzo, grande Juve, dice, perché è un tifoso della Juventus, ormai abbiamo imparato a conoscerlo, e a malincuore grande Sarri, grande Insigne, però mi ricorda Del Piero. Io li vedo molto diversi, proprio fisicamente Del Piero era proprio più una punta che poteva giocare centralmente, poteva fare era un altro tipo di giocatore, ha fatto la carriera che ha fatto, auguriamo a Insigne di fare la carriera e di vincere quanto ha vinto Del Piero, su tutto, su questo paragone, quindi non è che sono proprio d'accordo, così come, consentimi Nicola, di non essere d'accordo su grande Juve, grande Sarri, ma senza malincuore, noi con la gioia nel cuore diciamo grande Sarri, ma il Napoli ha dato spettacolo, la Juve ha vinto una partita con il Bologna, così insomma senza dare proprio chissà quanto spettacolo. Però vediamo, perché io temo sempre la Juventus, lo dico chiaramente, perché è una squadra che può riprendersi, ha le potenzialità per riprendersi. Ci sentiamo tra poco, continuate a scrivere 347 490 0005, a telefonare 546 6873, pubblicità. Eccoci qui di nuovo in diretta, continuate a scrivere 347 490 0005, a telefonare, lo state già facendo con continuità impressionante, vi ringrazio, 081 546 6873, Luigi al telefono con noi. Ciao Paolo. Ciao, buonasera a te. Forza Napoli. Sempre. Senti Paolo, ti volevo fare questa domanda su Insigne. Sì. Insigne, quando stava con Zeman a pescare, insomma, ha espresso il massimo gioco. Con Benitez non è riuscito a esprimere, insomma, le sue reali potenzialità, senza nulla togliere all'allenatore. No, a un certo punto stava giocando molto bene, poi c'è stato l'infortunio, però ricordi quel momento lì prima di farsi male a Firenze, era stato a Firenze per esempio, quando si è fatto male era nettamente il migliore in campo, stava dando spettacolo. Sì, indubbiamente è così, però non vedevo quella cosa, perché poi attraversava anche un momento un po' il gol, forse lo vedevo un po' il gol, la grande evoluzione. Lorenzo ha giocato già molto bene anche con Benitez, l'evoluzione sta in queste partite nel gol sicuramente. 5 no, la mia domanda era, non è che praticamente con allenatori insomma alla mano come era Zeman, come lo è Sarri, rispetto a un allenatore di caratura internazionale, insomma
fa più difficoltà a esprimersi, insomma si trova più a suo agio con allenatori. Non lo so, non lo so, io credo che l'anno scorso avrebbe fatto una grande stagione se non si infortunava, guarda, c'erano tutti i presupposti. Io penso che noi parliamo tanto della mancanza di Reina, che ha tolto punti al Napoli l'anno scorso, però anche l'infortunio di Insigne a un certo punto è stato molto condizionante. Va bene, grazie Paolo, buonasera. Ciao, grazie. Ciao. Luigi. Pino in diretta con noi, buonasera. Ciao, buonasera Paolo. Buonasera a te. Senti Paolo, tu sei una persona coerente e giusta. Io devo dire la mia, finalmente sono riuscito a prendere la linea dopo un bel po' di tempo. Io sono un anti-Benitez proprio per eccellenza, perché io, secondo il mio modo di vedere il calcio, il primo anno tutti quei gol incassati io li attribuivo al motor. La cosa che mi fa rabbia, perché Benitez non è uno sprovveduto, uno che parla cinque lingue, come fa, cioè come ha fatto per due anni ad insistere su quel modulo, su quel modulo, e non sfruttare al massimo le caratteristiche degli uomini come sta facendo in questo momento Mr. Sarri? Ti ringrazio. Grazie. E buonasera. Io ho una mia idea, che più o meno sono state sfruttate al massimo secondo me da Benitez, nel senso che nel primo anno il Napoli ha fatto 78 punti in campionato, 12 in Champions League, ha vinto la Coppa Italia, l'anno dopo era terzo, ha vinto la Supercoppa e è arrivato fino alla semifinale a un gol in fuorigioco regalato agli avversari dalla finale, e poi a un rigore sbagliato dai Higuain dal terzo posto. Quindi per me sì, ho capito, i gol li abbiamo incassati, sì, tutto quello che si vuole, giocava con quattro giocatori sempre davanti, l'equilibrio non si è mai trovato nella fase difensiva, però tutto sommato, pur non avendolo trovato, per me i risultati erano il massimo possibile o quasi, ecco, questo è quello che penso io del periodo di Benitez a Napoli. Michele in diretta con noi. Ciao, buonasera. Buonasera. Allora, la mia domanda è questa: siccome già si parla di mercato invernale, mercato di riparazione, più che altro noi sarà un mercato di integrazione per far integrare qualcuno e tutto quanto, si parla sempre di questo roio, d'accordo? Ma è difficile, l'ho detto prima, la vedo difficilissima, perché gioca in una squadra forte come il Manchester e serve al Manchester. Gioca, quindi... ma non è considerato tanto dal suo allenatore. Però si è fatto male il show, l'ho detto prima. Sì, però si sa anche della pressione che sta facendo Higuain per far sì che venga se Rocco riescono a prenderlo è un grande colpo. Io la vedo difficile, ma se lo prendono è un grande colpo, non si discute, un giocatore che può fare il centrale, fortissimo di testa, anche bravo tecnicamente, perché è uno che va pure sulla fascia, quindi è un grande colpo, può entrare nelle rotazioni benissimo. Quelli che giocano ora sono forti, però Rocco è uno che, se viene a Napoli, lo spazio se lo ritaglia e facciamo un grande colpo. Però io la vedo difficile, lo spero, ma la vedo difficile. Mi dai una soluzione, un'alternativa, e poi se mi fai un 9 per centrocampo, diciamo così, un'alternativa a quella che è di David Lopez, se ci può essere. Sì, non insomma, è male, in giro. Ma Soriano era buono, Dembélé, l'altro nome che è stato fatto, è buono, sono giocatori che potrebbero, con caratteristiche diverse, uno più dinamico, uno più tecnico, per tutti e due dei giocatori, che se il Napoli tornasse su uno di questi due non sarebbero male. Nessuno va bene, due. Ti ringrazio, grazie tante, buona serata. Poi ce ne sono altri, tantissimi altri, per carità, però ora parliamo di quelli che effettivamente il Napoli ha seguito e potrebbe avere l'idea di seguire ancora, ecco, questo intendo, perché è inutile parlare di nomi che insomma li facciamo noi, ma non sappiamo se mai il Napoli ci ha pensato, quindi diventa un giochino abbastanza inutile da fare. Francesco in diretta con noi. Ciao, buonasera, ciao, buonasera Paolo. Allora, vabbè, volevo dire tutt'altro che, diciamo, tattica e come... Allora, volevo dire che vorrei avere una società più semplice, perché vi racconto un attimo questo aneddoto. Tempo fa, diciamo, ho avuto una disgrazia e questo amico andava negli istinti. Allora, per avere contatto con il calcio Napoli è stata una faticata, ma non solo, la maglietta che abbiamo fatto come regalo, diciamo, ai genitori, la cosa, tante magliette che loro prendono dallo sponsor, la maglietta l'abbiamo cacciata noi, ma per di più i fiuti che poi sono stati portati sotto ai distinti, abbiamo pagato noi i fiuti da dare ad Amisic, che sicuramente non ci azzicca niente. È solo questo accorgimento, una società più facile ed accessibile, perché secondo me quello che ha fatto, diciamo, penso che comunque è partito sempre da De Laurentiis, è stato un po', soprattutto davanti a queste cose, è stato molto grave come situazione. Va bene, ti ringrazio.
Grazie per la testimonianza, non conosco i fatti, sinceramente si serve in questi casi avere un certo tipo di sensibilità e di attenzione, ma insomma altro non posso dire, non conosco i fatti, non conosco la vicenda, non so le dinamiche, non so con chi avete parlato, come posso commentare. Enrico in diretta con noi, ciao Enrico. Ciao Paolo, buonasera. Buonasera, ciao. Fa piacere aver preso la linea con te. Grazie. Prima hai parlato di creare un gruppo, cioè di fare un programma su Zuniga. No, scherzavo. Che fatto Zuniga. No, a me invece, io ho creato un gruppo su Facebook, Quanto Incompetente Benitez, ma lo ce l'ho da un anno e mezzo. Allora prima il ragazzo di prima ha parlato già di questa cosa, mi dispiace riparlarne, però vogliono un parere sul mio pensiero riguardante questo allenatore, perché ti spiego. Per me già avere De Laurentiis, che a volte quando parla ci fa toccare il cielo con le mani, aver avuto un allenatore per 2 anni che ci ha fatto credere a Insigne lo voleva fare ai tempi dell'Inter, che doveva difendere. Guarda che questo lo possono fare Insigne nella carriera, gli potrebbe capitare questo ancora. Però si è rotto, si è infortunato, è per questo. Ma te la ricordi l'infortunio di Insigne? Ma io certe cose veramente non le capisco, guarda. Ora, perché dobbiamo... Siamo contenti che stiamo andando bene con Sarri. Perché dobbiamo parlare di Benitez e parlare male? Cioè, si è fatto male saltando e cadendo a terra a Firenze, mettendo male il piede, non ha avuto un problema muscolare. Cioè, che c'entra mo Benitez? Se a noi a uno non piace... Allora, io voglio dire, in linea generale, riascoltami. A noi uno non piace, in linea generale, diciamo gli errori che ha fatto veramente. Ma non imputiamoli anche quando c'è il traffico qui al Vomero, che è colpa di Benitez. Perché se Insigne si è fatto male, con un infortunio tipico di calcio, salti, ricadi male, si gira il ginocchio, e noi diciamo che è colpa di quello, perché invece di fargli fare l'ala come mogli faceva fare l'ala che doveva tornare 5 metri più dietro, noi diciamo, non ti offendere, è una di quelle stupidaggini talmente grosse che perde di credibilità quello che stai dicendo. Critico contro Benitez, perché se è più valido se tu mi fai un'argomentazione diversa. Vai. Io volevo solo farti capire, abbiamo dilungato su questo discorso, però nascondere un giocatore come Higuaín, perché ma nascondere dove? Ha fatto, lo sai quanti gol ha fatto Higuaín con Benitez? Quanti ne ha fatti? 40, 50? E quest'anno se ne fa 60, e Sarri vuol dire, e ho capito, e Sarri avrà fatto meglio di Benitez, il che non significa questa comparazione. Non ha distrutto nessuno, distrutto Amsic, hai visto quanti gol ha fatto Amsic? Ha fatto 11 gol, e Callejon allora che deve fare? Gli deve fare una statua a Benitez, però Callejon. Mertens, che al primo anno europeo è andato bene, lo stesso Insigne che con Mazzari non giocava. Un allenatore che giocava con Britos in difesa, un allenatore che non ha mai messo mano. Allora Paolo, un allenatore, ragazzi, allora vabbè, allora è scarso, allora è l'uomo più fortunato del mondo. In finale, sai come c'era arrivato? Tutti i rimpalli favorevoli, gli avversari 8 pali a partita, me le ricordo, hai ragione tu. Un allenatore che mi ricordo bene o no? Un allenatore che ha avuto la fortuna di spendere 100 milioni di euro. Ma gli hanno tolto, pure Reina, gli hanno tolto il primo anno il cannoniere Cavani, è finita la storia di Campagnaro, è finito Zuniga. Vogliamo ricordare tu? No, ma possiamo andare. 100 milioni di euro, da mano De Laurentiis hai distrutto dei giocatori. Ma vabbè, ma questo lo stai dicendo tu, perché se distruggeva i giocatori, noi non facevamo 78 punti, Supercoppa, Coppa Italia. Dimmi come abbiamo fatto a fare 78 punti. Supercoppa, Coppa Italia, semifinale d'Europa League, come abbiamo fatto ad arrivarci? Fortuna, questa è la risposta, giusto? Per me fortuna. Va bene, grazie Enrico, pubblicità. Eccoci qui di nuovo in diretta con Maurizio Sinopoli in regia, con tante telefonate, tantissimi messaggi, devo dire variegati, un po' ce ne sono che vanno sul passato e sulle cose negative, quasi quasi a dire preferisco parlar male che parlar bene, perché in questo momento a parlare del Napoli di oggi si possono dire solamente cose positive, allora si trova qualche cosa negativa del futuro, una visione della vita, mi permetto di dire, scusate, non filosofeggio, dico solamente la mia molto scherzosamente, che non apprezzo e non approvo tanto, perché parliamo delle belle di oggi, no, dobbiamo parlare di quelle, poi ammesso che lo siano brutte, di quelle non tanto positive del passato. Passato recente che invece vorrei ricordare comunque è positivo, perché poi quello che ha fatto Mazzarri, quello che ha fatto Benitez e quello che sta facendo oggi Sarri ci porta ad essere 15esimi nel ranking UEFA, e non mi sembra che la storia del Napoli ci abbia visto tanto facilmente in posizioni così alte a livello continentale grazie ai risultati ottenuti sul campo. Quindi critiche facciamole a tutti, tutti le possono meritare, tutti sbagliano, però
quello che voglio dire io, far passare per stupido, come si cerca in qualche caso, un allenatore come Benitez, non riesce, non fila il discorso. L'amico di prima, abbiamo scherzato, addirittura ha detto che Benitez è solo un uomo fortunato. Io credo che insomma la fortuna incida nella vita di una persona, ma non è che può trasformare uno stupido. Quello è un film che hanno fatto, Forrest Gump, ma che gli andava tutto bene, però poi nella vita, pur non avendo un'intelligenza brillante, insomma lo sintetizzo molto, quel film, che era una metafora poi, però insomma realmente una singola persona non è che gli si trova sempre al posto giusto al momento giusto solo per fortuna, qualche merito poi ci deve essere, incide una componente ma non può essere l'unica. Questo è il mio modo di vedere le cose. Però qui dobbiamo parlare di calcio, mi costringete a fare considerazioni di un altro tipo, perché vedo un po' così un andazzo che non riesco a comprendere fino in fondo. Vediamo se ora riusciamo a parlare di questo grande Napoli che sta vincendo e giocando bene. Lo facciamo con le telefonate 081 546 6873, con i messaggi che sono tantissimi. Rispondo a uno subito perché fa una domanda personale, ogni tanto bisogna rispondere anche a queste. Come mai, data la tua passione per la tattica, non hai mai tentato una carriera di allenatore o di tattico per un allenatore? Carlo da Santa Maria a Vico: non ci ho mai potuto nemmeno pensare, perché significa, devo raccontare veramente una cosa mia molto personale, significa voler intraprendere la carriera di allenatore, doversi fermare per 2-3 anni, dedicarsi, andare a fare Coverciano, studiare, fare tutti i corsi, e quindi proporsi a delle spese, sottoporsi a delle spese, e intanto rinunciare ai guadagni che invece mi dà la mia attività di giornalista. Visto che non me lo posso permettere, perché devo guadagnare per tirare avanti, non vivo di rendita, come si dice, è per me. Ecco, e noi stiamo parlando invece dell'anno scorso, questo non capisco. Mamma mia, quelle sofferenze con Daniela Tela che parava di tutto, rigori. Io ci ho fatto telecroniche, radiocroniche, quella è bella, quella è bella, quella almeno una volta tante una soddisfazione. Però io me la ricordo quella partita, Robè. Sì, io quella partita me la ricordo, non quella partita sofferenza, un martirio, perché ci hanno massacrato, ci hanno tirato 50 volte in porta e poi abbiamo fatto una volta tanto a proposito. Una volta tanto a proposito di fortuna, la fortuna si la dea bendata si ricordò di noi quel pomeriggio, però una sofferenza. Invece qui non è 4-0, qui è 4-0, dominio, loro 0 palle gol, e dai, loro che sul 3-0 se ne vanno, cioè una soddisfazione del genere. Penso che nella vita, è vero che stiamo parlando di calcio, però nella vita c'è una valenza che va un po' oltre il calcio, dopo poi la vittoria con la Juve, quindi insomma una doppietta esagerata. Bene. Però ovviamente così come era presto prima dire nelle prime tre partite, è presto ancora. In Serie B è presto anche adesso, addirittura si è scomodata la numero 10, per dire, non c'entra nulla. Io sono un fan di Lorenzo Insigne, però onestamente poi rischiamo solo di mettergli un problema in testa, no, invece facciamolo giocare bene come sa. Odena 24, Odena 78, cioè, ma noi non ci interessa, ma certe volte teniamo la mania di dire la cosa ad effetto invece di parlare delle cose semplici, e poi lo dice sempre chi non vive l'ambiente. Io non so manco chi l'ha detto, se ti devo dire. Non mi ricordo neanche onestamente. Comunque rimbalzo è arrivato. Vabbè, per la serie non tengo che dire, mo dico questo, vabbè. E poi io volevo chiederti una cosa che mi sta frullando in testa un po' di tempo, devo tornare anche io al passato di Benitez, no? Sì. Allora, innanzitutto dobbiamo dire che il Napoli di Benitez è stato uno dei Napoli più vincenti della storia del Napoli. E questa è storia. Detto questo, cioè, nessuno può dire niente, così come i 10 anni di Laurentiis. Roberto, ci sono le polemiche, ci sono le opinioni e ci divertiamo grazie alle fatti. E poi ci sono i fatti che dicono delle cose, quello si chiama oggettivo. A volte ne peccamo di presunzione, siamo il Napoli, sì, ma noi come Napoli, escludendo gli anni di Maradona, non abbiamo vinto È una frase per fare una metafora calcistica, siamo il Napoli che ha un effetto tipo autogol. Bravi. Quindi dire che con questo presente non diciamo niente, no, mi sembra un po' eccessivo. Può avere tutti i difetti tuoi, può essere. Benissimo, quando sbaglia siamo qui, diciamo, poteva evitare di dire questa cosa. Esatto. Di dire qualcosa, questo però, sì, insomma, questo sì. Dire questo che è vincente. Roberto, condivido al 100% il tuo intervento. E poi volevo chiedere una cosa, Paolo, velocissima. Convenite se avevamo dei problemi tattici che portare sempre più o meno gli stessi gol, no? Sì. Ora io dico, se uno ha dei problemi, questi si dovrebbero manifestare di più contro le squadre forti piuttosto che contro le deboli, perché e quindi mentale.
quando noi vincevamo con la Juve, con la, noi abbiamo fatto quella partita con la Roma spettacolare l'anno scorso. Perché ti rispondo, vabbè, ti rispondo, è chiaro il concetto, ti rispondo. Perché secondo me troppi nostri calciatori, essendo dei buonissimi calciatori, ma proprio leader di questa squadra, involontariamente, inconsciamente gli passava nella testa il messaggio sbagliato, tanto questa la vinciamo, che in Italia non si può fare mai, non può mai passarti questo messaggio, perché la volta che non la vinci, se pensi questa partita tanto la vinciamo, contro le grandi squadre non gli passava ovviamente per la testa e la vincevano. Ora speriamo che Sarri, oltre a tutte le cose tattiche belle che è riuscito a fare, sia riuscito a fare sì che questo passaggio avvenga sempre nella testa dei nostri calciatori e che quando giocano con quella piccola non pensino da Higuain a missione che si chiama filo diretto con il Real Madrid e ogni giorno e parliamo di Benitez. Secondo, infatti non finirebbe mai se facessi una trasmissione. Mo la propongo. Che io volevo dire, ma veramente una piccola cosa sull'argomento, è che di incompetenza chiaramente non si può parlare, perché una persona che ha direi vinto quello che ha vinto Benitez, diciamo che solo fortuna non può essere. Non penso. Però visto che tu l'hai sempre difeso, io mi ricordo anche non sempre, io poi tra l'altro sono quello sono un suo estimatore, ma sono quello che gli ha fatto le domande tattiche più incisive, nel senso che volevo e gli chiedevo dei cambi che lui non mi spiegava, esatto, perché non faceva. Quello che tanto io ho da dire sull'operato di Benitez, più che incompetenza, credo che sia una piccola inadeguatezza. In che senso? Io ho sempre detto Benitez probabilmente con le grandi squadre il più grande allenatore del mondo, ma con le squadre non così grandi. È vero, Lucio, fino a un certo punto è vero. Aspetta, fammi finire però. Il 4-2-3-1 con le squadre non così grandi è un modulo che non puoi adottare, perché Benitez ha vinto sì la Champions League, ma in mezzo al campo quei due si chiamavano Gerard e Xabi Alonso, non Jorginho. Giovani però, però giovani, non erano ancora quelli che poi sono diventati. No. E poi ha vinto due campionati col Valencia. No, due fenomeni, se per questo. Però ha vinto due campionati col Valencia. Vabbè, ma ragazzi, però ora con la pubblicità, Lucio, mi devi scusare, però io non lo so, fra poco veramente vi prego di non toccare più lo stesso argomento, sia in positivo che in negativo, perché teniamo da parlare, non vorrei che facciamo queste due settimane che mancano le partite a fare il confronto Sarri Benitez. Spero proprio di no. Ciao Lucio, grazie. Già, non possiamo parlare più. No, è la pubblicità, non è che non puoi parlare più, la pubblicità. Va benissimo, ci sentiamo. Grazie. Tantissimi messaggi, vi devo ringraziare da leggere. Torniamo tra poco, continuate a scrivere 347-490-0005. Come si dice a Napoli, non vi pigliate collera, molti di voi, perché ne posso leggere pochi rispetto a quanti ne sono arrivati. Grazie, a tra poco. In 9 minuti devo fare 2 telefonate, perché abbiamo già gli amici in linea, e devo leggere un po' di messaggi, perché ne stanno arrivando davvero tantissimi, da record oggi, eppure questo si è giocato insomma 2 giorni fa, però sempre ci sono gli amici che ci seguono e li ringraziamo. E ne leggo qualcuno velocemente. Le vittorie del Napoli, qualcuno, ecco un amico qui che non trovo il nome, dice che è preoccupato contro le piccole, come dobbiamo fare? Io già l'ho detto più volte, secondo me se troviamo un giocatore, una rete d'area di rigore che ci permette di essere pericolosi anche alzando la palla, cosa che in questo momento non riusciamo a fare, dobbiamo entrare sempre palla a terra, contro difese schierate facciamo un po' fatica, quindi quella tipologia di calciatore andrebbe individuata gennaio. Poi c'è un altro messaggio di un amico, ecco, che qui dice Salvatore, io lo ringrazio perché mi fa un sacco di complimenti, chiude con forza Paolo del Genio, però innanzitutto non mi piace l'esempio, Salvatore, non mi dire niente, perché non mi piace quando dice Benitez ha fatto male. Benitez, non puoi dire che Benitez ha fatto bene, vabbè, io innanzitutto lo posso dire, diciamo, perché ognuno è libero di avere un suo pensiero, i numeri, le vittorie dei trofei, i punti fatti mi autorizzano anche a dirlo, però diciamo tu puoi restare dell'idea che ha fatto male, però l'esempio peggio di lui ha fatto solo il terremoto dell'80 è un modo di dire, come linguaggio proprio, come esempio che a me non piace, perché lì siamo di fronte a una tragedia, quindi io proprio colgo l'occasione per dire non fate esempi con cose che sono dei drammi veri, qui stiamo parlando al massimo di un problema calcistico, cioè dici ha fatto peggio e fai il nome di un allenatore che tu consideri scarso e va bene, come battuta l'accetto, però questo esempio non mi piace, ti ringrazio per i complimenti, ma non è solo perché uno mi fa i complimenti non posso poi dire che non mi è piaciuto il messaggio, quindi Salvatore la prossima volta facciamo un esempio diverso, grazie. Ciro in diretta con noi. Ciao Paolo, buonasera. Buonasera. Volevo innanzitutto insieme a voi gioire come stiamo gioendo ancora, non ci spezzate il sogno. Speriamo. Anche gli addetti ai lavori che un giorno mettono al viol. Oggi se ne è uscito quell'altro addetto ai lavori, non facciamo nomi, chiamo Russo, è migliore di Higuain e quant'altro. Un altro esce con la 10 di Maradona su Insigne, un altro dice un'altra cosa.
vi preghiamo, noi tifosi, cercate di non spezzarci questo sogno, solo questo. E poi volevo chiederti, non è probabile che rispetto all'anno scorso sia cambiata l'attenzione sui calciatori della società? Il rapporto, non ho capito, l'attenzione. L'attenzione, esatto. Mentre qualcosa è cambiato, io ora non so dirti, non trovo la parola giusta, qualcosa è cambiato. Conosciamo. Non lo so se abbiamo è Giuntoli, non lo so se, no, se De Laurentiis, se attraverso Sarri, attraverso Reina, attraverso Giuntoli o lui in prima persona si è fatto dei confronti a quattro occhi, però la sensazione è che un po' qualcosa sia cambiato, che tutti quei giocatori che l'anno scorso hanno finito male la stagione e che tutti pensavamo volessero andare via, sono rimasti qui, qualcuno ha pensato saranno rimasti contro voglia, invece no, sono rimasti con una grande voglia. Hanno consolidato il rapporto a Di Maro, insomma, voglio dire. Sì, mi sembra che sia stato fatto un bel lavoro. Sì, hai ragione, anche io ho questa sensazione. L'ho avuta, sai quando? Nelle partite che andavano male l'ho avuta addirittura. Esatto, in quel momento. Io me ne sono accorto ad Empoli, per la verità. Sì. Perché ho visto proprio nel cambio nel secondo tempo una cattiveria sul campo completamente diversa rispetto ai giorni prima. Sì, quindi, anche quando le cose non andavano bene. Qualcosa. È vero, questa sensazione speriamo che sia confermata per tutta la stagione. Ti ringrazio, Ciro. Speriamo, grazie, ciao. Liberato in diretta con noi ed è l'ultima telefonata, poi leggo un po' di messaggi, continuate a scriverli perché oggi siamo da numeri da record come messaggi arrivati al 347-490-0005. Liberato, ciao. Pronto? Sì. Buonasera, ciao, Paolo. Buonasera, ciao. Allora Paolo, contentissimo di chiudere la serata, perché quello che voglio dire, voglio esprimere, è praticamente vorrei una standing ovation lo dico subito, ok? Anche se so che non sarà così, però io la vorrei da chi c'ha cuore e capisce dove stiamo adesso. Premetto, non sono né il figlio, né il nipote, né il presidente, né il un amico del presidente. Allora aspetta, scusa un attimo, visto che c'è Salvatore che dice che chi parla bene di De Laurentiis è un adulatore, vai, il nome l'adulatore, allora, è liberato l'adulatore, vai liberato. Guarda un po' che è successo, chiudiamo la serata. Allora, sono io un adulatore. Io prendo simpaticamente in giro questo amico Salvatore che manda lo stesso messaggio tutti i giorni, qualche volta lo leggo, qualche volta no, ma per farci due risate lo mando in onda. Sono fiero e sono semplicemente un tifoso come lui. Allora, dico questo. Sei un tifoso come lui, sai perché? Perché tu te ne vedi bene, il Napoli vince e sei contento, lui invece il Napoli vince e pensa a fare polemica, a stare nervoso, a litigare. Quindi tu te ne vedi bene. Non mi interessa parlare di queste persone, mi interessa vedere Napoli e non godere sulle disgrazie altrui, perché se Napoli non va bene stiamo godendo sulle disgrazie di De Laurentiis contemporaneamente su di noi. Bravissimo, okay? Bravissimo. E invece io voglio ragionare sotto questo aspetto, voglio dire una cosa. Prima delle persone che ha telefonato diceva che il tifoso napoletano deve dimostrare la sua maturità quando viene una squadra avversaria e noi la dobbiamo applaudire. Io dico questo no, non deve succedere, perché da che esiste il calcio gli sfottò fanno bene. Lo sfottò va bene, i fischi pure vanno bene, queste cose qui vanno bene. Sì, perché la partita si prepara già da lì. Gli insulti no, la violenza chiaramente no. Però gli sfottò sì. Gli sfottò sì, perché il dodicesimo uomo in campo è quello. Innanzitutto scusami liberato, io devo ringraziare Salvatore perché prima mi ha fatto i complimenti, io gli ho detto che non mi era piaciuto l'esempio che aveva fatto col terremoto, rispetta la mia opinione, scusami per l'esempio che fa, va bene, tutto a posto, Salvatore, chiaro. Ok, dicevo, ho sfottò sì, la squadra deve cominciare a tremare già quando entra esce al casello di Napoli. Certo, il fattore campo esiste nel calcio, quando andiamo noi ci hanno provato domenica di farcelo sentire il fattore campo a Milano, era una bella bolgia, noi eravamo più forti, abbiamo vinto lo stesso, però insomma il primo tempo del Milan che ha tenuto botte anche perché i tifosi gli spingevano, esiste questo nel calcio. Ci deve stare fa parte del gioco, quindi mi riallaccio adesso al nostro presidente. Ragazzi, non è sta partita qua, la prossima e l'altra, cortesemente facciamoci un applauso al presidente, invece lui insulta soltanto, facciamoci un applauso per quello che ha fatto e per dove ci ha portato. Questo è quello che io desidero
e basta, poi non desidero nient'altro. Abbiamo applaudito la squadra quando non stava nelle condizioni ancora di fare di quello che è in realtà. Abbiamo distrutto Sarri prima del tempo, abbiamo distrutto tante persone. Dici vediamocene un po' bene, che comunque siamo una squadra che negli ultimi anni vince, batte la Juve, batte il Milan e batte il Borussia Dortmund e batte il Manchester City e batte il Chelsea e batte una volta il Milan, una volta la Lazio e la Roma e vinciamo la finale con la Juve di Coppa Italia e vinciamo la finale con la Juve di Supercoppa. Insomma, un poco di soddisfazioni ce le stiamo prendendo. Quindi ragazzi, un pauso, facciamolo anche al presidente. Stop. Lui è come i bambini, ama stare sempre in prima persona, quindi può darsi... È finita, libera, grazie. Okay, è finita, ciao, grazie, ringrazio ciao. Solo tutti, non so quanti ne sono arrivati di messaggi, leggo l'ultimo, li ringrazio per i complimenti, benvenuto, ringrazio anche un altro amico che non si firma e poi Emilio che mi fa i complimenti per la trasmissione, la segue sempre di ritorno all'università, sono d'accordo con te, basta parlare del passato, analizziamo il presente, la squadra non è ancora al 100% e supportiamo sempre il nostro Napoli, grazie ad Emilio Razzino, grazie a tutti per quelli che sono intervenuti, a Maurizio Sinopoli in regia per quanto riguarda l'appuntamento con 4-4.